Buonasera, è il Balagan Café dell'11 luglio. Siamo a Firenze, nella sinagoga della comunità ebraica. Abbiamo due ospiti di eccezione. Io sono Sara Cividaglia, presidente della comunità. Abbiamo due ospiti che vengono da Berkeley, Sharon Bernstein e Francesco Spagnolo. Francesco è un musicologo e volevo chiedere a Francesco come si inserisce la nostra iniziativa di Balagan Café e di musica all'interno della tradizione della musica ebraica italiana. Beh, questa è una bella domanda perché a un primo acchito uno potrebbe pensare che queste musiche dal mondo e questo afflusso della cittadinanza nei giardini della sinagoga di Firenze non siano una cosa tradizionale, però se uno va a guardare la storia degli ebrei italiani vede che c'è da secoli, c'è un costante avvicinamento della popolazione ebraica alle sinagoghe. Fin dai tempi dei ghetti, i non ebrei entravano nei ghetti, andavano alle sinagoghe, andavano a sentire gli ebrei che cantavano. Abbiamo tante testimonianze letterarie e anche musicali, molte musiche composte anche per visite di principi, duchi e reali d'Italia. Per esempio, questa sinagoga bellissima venne costruita anche proprio con l'idea di ospitare la famiglia reale nell'Ottocento, e infatti la regina Margherita venne e la cosa fu molto celebrata. Per cui, anche se le musiche ovviamente sono cambiate, il contesto ritorna ed è un contesto importante e storicamente molto valido. Grazie. Sharon, è una cantante di musica yiddish molto famosa negli Stati Uniti e ci racconta qualche cosa dell'origine delle sue canzoni e da dove trae i testi. E le canzoni Yiddish mi piace così tanto perché la musica può essere qualsiasi cosa, perché Yiddish è stato parlato, hanno parlato in così tanti paesi, con tanti stili di musica. E poi le canzoni che in particolare mi piace sono quelle che io ho trovato negli archivi di Gerusalemme, che sono quasi sconosciuti e hanno le storie bellissime, parlano delle cose familiari, amore, eccetera, ma anche le cose un po' più strane. Per esempio, un ragazzo che porta al suo amore una patata come un regalo, eccetera. E così io sento molto fortunata di aver trovato queste canzoni e anche di avere la possibilità di cantarli in Italia, in questo bellissimo posto. Cosa vuol dire per te cantare canzoni Yiddish in una sinagoga sefardita in Italia? Sai, io non posso dire tanto della cosa di Yiddish in una sinagoga sefardita in Italia, ma in particolare le persone qui sono così deliziose, così gentili, così amichevoli, così io sento sempre così a casa e benvenuto con braccia aperte, e così per me è veramente una delizia. Grazie mille, grazie a tutte e due.